in corso di i lavoratori della Felsinere che stanno viaggiando verso Sanremo perché intenderebbero bloccare il festival perché hanno da protestare per la loro vertenza sindacale. Tutto bene, quello mi ha salvato, quello mi ha salvato. A un certo momento il questore dice: senta, questi vogliono entrare, spaccano tutto, sono davanti ai vetri dell'Ariston, buttano monetine. Allora esco, presento tre cantanti di seguito, mai fatto, tre di seguito. Allora, e mi metto lì davanti con l'impermeabile, con un megafono, quello della polizia, dico: c'è qualcuno della Trimurti? Voi sapete, la Trimurti è CISL, CGL, UIL. Vengono questi tre belli panzoni con le tute e avanti, che c'è? E guardate, io ho già dato notizia di questo vostro sentimento di fare una protesta nei confronti di Sanremo, quindi insomma già il pubblico lo sa. E lui, il più grosso, mi dice: ma io non ci credo perché tu sei uno stronzo. Benissimo, dico: bene, partenza, non c'è male, va bene, va bene. Dico: vabbè, però venite con me e telefono. Dico: mi dai il numero di casa sua per piacere a questo signore? Questo mi dà il suo numero. E lui dice: parlo con mia moglie. Sono qui con Pippo Baudo. Che fa? Ha parlato di noi Pippo Baudo? È quella, bontà sua, era davanti al teleschermo, disse: sì, è vero. E ho visto i loro volti un po' cambiati. Dice: allora che fa? Che facciamo? Ha detto: no, adesso uscite, adesso venite in scena. E sono venuti in scena tutti e tre. È stato bellissimo. Ma quindi così all'impronta? All'impronta. Tutti mi hanno detto: ah, ma non lo fare, non lo fare, è una pazzia. No, 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 io prendo questi tre e li porto. Io dico: io faccio un'interruzione che non è ortodossa, interrompo una manifestazione musicale per un motivo serio. Ci sono tre rappresentanti della Felsinere i quali hanno un problema sindacale e vogliono che questo problema venga significato al resto del paese. Questi escono, dicono delle cose belle, poi il più elegante dice: ringrazio questo pubblico per l'accoglienza e siamo grati per come siamo stati accolti. Grande applauso. Andiamo dietro le quinte, quello più grasso, sempre quello. Il panzone. Il panzone mi dice: che mi fai un autografo? No, ho detto: no, questa no, questa no, perché tu adesso mi stai pigliando. Dice: no, fammi un autografo, fammi un autografo. E vabbè, ti faccio l'autografo. E mi tira fuori un portafoglio che era più grasso che portafoglio, tutto grasso. Tutto grasso, con un sacco di foglie, non trovavamo un foglio libero per firmare sto benedetto autografo. Alla fine mi tira fuori la tessera del Partito Comunista con la faccia di Togliatti. Io dico: scusami, non farmi firmare qua, perché per te rappresenta una cosa importante la tessera con la faccia di Togliatti. Ma firma sopra, mi ha rotto i coglioni anche lui. Poi c'è stato un altro episodio di uno che si voleva buttare dal balcone lì. Sì. Quello abbiamo sempre detto tutti che era truccato, ti giuro che non era truccato, perché io ho patito le mie conseguenze, sono stato sputato in faccia da lui, da sua moglie, ho patito l'ira di Dio, perché questo signore ce l'aveva con la Coop, perché lui lavorava alla Coop. Quell'anno sponsor del festival era la Coop, lui era un padroncino che aveva rubato alla Coop ed era stato licenziato, si voleva vendicare verso la Coop attraverso il festival di Sanremo e finge di buttarsi dalla scaliera. Allora, a un certo momento da quella tribuna i vigili sono arretrati tutti, i carabinieri tutti indietro, questurini tutti indietro, io sono andato, l'ho abbracciato, ho detto: che cosa c'hai, dai, ti salvo io, ci penso che tu mi salvi Pippo, tu mi salvi Pippo, e me lo porto tutto tranquillo, voi sospettosi, tutto organizzato. Io telefono a casa sua di questo signore, della moglie, e dico: senta, si riporti, richiami suo marito a casa, anzi io adesso gli do 500.000 lire. Questa è stata la mia disgrazia, gli ho dato 500.000 lire, perché da allora in poi un giorno sì, un giorno no, veniva a chiedermi i soldi. Chiedermi i soldi, mi ha sputato in faccia, ho dovuto querelarlo. È stato fatto, ti giuro, lo dico per l'ultima volta, è vero! Oh. Che veemenza! E quello di quest'anno era vero o era organizzato? Quello di quest'anno era truccato. Ah, certo, gli altri lo truccano e lui è vero. Perché andare in quella zona del palcoscenico, del traliccio, è molto complicato, mentre il balconcino dove ci sono le luci è molto più facile, basta scavalcare una ringhiera.
Oltretutto erano già molto preparati, l'hanno subito inquadrato con l'occhio di Sì, era tutto una però. Allora, tu citi un fatto bellissimo, perché la cosa bella della televisione è stato quando veramente la televisione ha portato cultura, come diceva prima Sorgi, inizialmente la televisione era una cosa importante, soprattutto i venerdì della prosa, il teatro in televisione. Parlaci un po' del teatro in televisione, che cos'era? Era un evento. C'era prima un canale, poi ne sono arrivati due, a lungo siamo stati con due canali, e ricordo anche cose come chi ha avuto la televisione in quegli anni tanti anni per ricordare, veniva fuori un triangolo bianco cosiddetto formaggino quando sul secondo canale cominciava qualcosa, sì. Per avvertire quando su un altro poi canale cominciava. I colpi di gong segneranno l'inizio del secondo tempo tra due minuti circa, e c'era un palinsesto, mentre adesso è tutto molto liquido e indicativamente ci si tende a formarsi il proprio palinsesto personale, ognuno va a cercare il programma che vuole quando vuole, spesso su internet a segmenti perché i programmi sono troppo lunghi eccetera eccetera. Allora c'era una scansione rigorosa della settimana, e quindi c'era lunedì il film sul primo, il martedì il film sul secondo, mercoledì la scienza, giovedì il quiz, venerdì la prosa, sabato il varietà e la domenica. Sabato il varietà e l'approdo. E l'approdo. E finalmente c'era un settimanale culturale. Finalmente c'era un settimanale che culturale. Tra l'altro, molto serio. Sì, e hanno detto che mi è arrivata la notizia, giusto mentre venivo qua sul treno, era che è stato digitalizzato l'archivio dell'approdo. Finalmente? Sì, da tempo che lo cercavo. L'hanno trovato messo. A Pomezia, ci sono un sacco di cassette che non sono state mai magnetizzate, e c'è un sacco di materiale importante, anche mio, vecchio, che purtroppo non si può più leggere, che manca il supporto di lettura. Ma il bello delle commedie in televisione era che era in diretta. Tutto in diretta, e non giravano, doveva essere per forza buona la prima, perché e i più grandi attori facevano i teleromanzi, certo. E allora con degli aneddoti anche gustosi, per cui uno a un certo punto Turiferro dimenticò la battuta. No, Tino Carraro si dimenticò la battuta e continuò recitare il playback ma di Tino Carraro è bellissima, tu la racconti molto bene nel tuo libro, perché Tino Carraro è un modo di memoria, cosa che succede, perché allora i vantaggi erano i testi, loro facevano Chekhov, facevano Dostoevsky, facevano Garda, facevano delle cose importanti, insomma, dei testi come si deve, miglioravano il tessuto culturale del paese, perché non c'era soltanto Non è mai troppo tardi, ma anche questi venerdì della prosa. Tino Carraro ebbe un voto di memoria, quindi dovendo recitare, si è scordato la parte, ha continuato. Tutti a casa dice si è rotto il televisore, giustamente. Tutti aggiustavano la manopola dell'audio, quando improvvisamente si è ricordato, e come dicevo prima, e non ha fatto nessun segno, con tutti con le varie capelle, era la grande classe, sapevano fare teatro, quindi erano adusi a improvvisare, e se per caso non si avesse continuato a non ricordarsi la battuta, venivano fuori dei cartelli, la trasmissione ricomincerà, sarà ripresa il più presto possibile, e questo cominciava, però era tutto in diretta, per cui io ho per esempio Bruno Gambarotta, allora faceva, che adesso è, ecco, tu parli molto di Bruno Gambarotta, sì, faceva il cameraman. Bruno Gambarotta era un cameraman a Torino, perché ho lavorato anche a Torino in un vecchio studio, facevo Telecruciverba con Enza Sampò, andava nel pomeriggio e lo facevamo registrato, però era già un po' più avanti naturalmente, sì. Allora racconta la storia di che stavi raccontando prima. No, raccontavo la storia di Gambarotta in questo caso, che faceva il camera